Aspetta! Zaino Billy Billion. Sei robot! Amo essere un robot con i supereroi. Lo sai che il mio zaino si trasforma in un robot? Lei non mi sta ascoltando! Io voglio il succo! Mi dispiace, piccolo, ma qui non vendiamo succhi, però abbiamo tantissimi gelati. Gli adulti devono iniziare ad ascoltare i bambini. Simon ha detto: non voglio il gelato! Simon, no! Lo sapevo che oggi avrei fatto il babysitter. Simon ha detto: datemi il mio succo! Perché nessuno vuole ascoltarmi? Lo voglio adesso! Tutti mi dicono cosa devo fare! Aiutatemi! Ma ora tocca a voi fare quello che Simon dice! Cavoli, questo è proprio un capriccio epico! È tutto solo per un succo? Meglio fermarlo prima che in succo ci riduca qualcuno! Simon! Che stai facendo? Esci subito da quello zaino o farai del male a qualcuno! Non voglio ascoltarti, sgridatore cattivo! Scendi dal mio robot! Doppio calcio! Ehi, puoi mettere al sicuro gli altri? Non posso colpire Simon, ha 6 anni, è praticamente un bambino, quindi sarà meglio distrarlo. Guarda, amico, non mi prendi! Lo dici tu! Non puoi starmi dietro, vero, bimbetto? Simon dice fermo! No! Ok, ho ricevuto il benvenuto nel malvagio West. Sai, non fa poi così caldo. Che hai detto, scusa? Devi parlare più vicino. Dicevo che non fa troppo caldo. Una volta abituati. Beh, non so tu, ma a me serviva un po' di tempo senza i ragazzi. Li adoro, ma il mio Simon sa essere una vera peste. Oh, ti capisco benissimo. Anche a me a volte è tremendo. Che cosa hai detto? Non ti sento, avvicinati. Ehi, Ryan, quello è uno smartphone. È davvero bello. Simon, torna qui! Accidenti, sono assetata. Sarà colpa del caldo. Ti abbiamo portato il succo alla prugna. Cosa ne pensi? Che schifo! Da questa parte, marmocchio. Lascia in pace gli abitanti della città o saranno guai. Te sfido in un duello da cowboy. Fatti sotto! Lasciami in pace! Forza, Simon! Non voglio farti del male! Tu non hai voluto ascoltarmi e io non ascolterò te! Lo credo, perché sei stato super irritante! Oh, sto parlando come Gwen! Irritante! Sei un cattivone, Ben! Io volevo diventare tuo amico, ma tu sei soltanto uno sgridatore con un inutile orologio al polso! Oh, cavoli! Oh, che vista da quassù! Vuoi un sorso? No, sto bene così. Sicuro? Mi sembri disidratato. Sì, sto bene. Sono come un cammello. Ah, capito. Mi siedo un secondo. Accidenti! Ehi, Simon, quanti chili hai detto che pesava una testa umana? Adesso cerchi di essere gentile perché il tuo orologio non può battere il mio zaino. Ma erano 3 chili? Ehi! Oh, ma dove... Presa! Dai, Simon, parliamone! No! Come gli altri vuoi dirmi cosa devo fare? Lo so! Non fare pulce, prendi le vitamine, metti i pantaloni! Non è giusto, però! Io devo dare retta a tutti, ma nessuno vuole dare retta a me! Ah, sai, ti capisco! È come se non volessero che tu sia te stesso! Già! Vogliono che sia perfetto, come una specie di piccolo principino! Tu vuoi essere ascoltato! Pensi che ciò che hai da dire sia importante! È così! Io so tutto sugli insetti! È grandioso, ma Simon, ti dicono queste cose perché ti vogliono bene e anche se sembra che nessuno ti ascolti, non vuol dire che devi prendertela così, perciò smettila di distruggere tutto. Ok, allora adesso distruggerò te! Oh, cavoli, di nuovo! Ed è così che ho perso il mio primo dente. Assurdo, vero? Dove vai? Ryan? Devo occuparmi di una cosa. Aspetta, quello è Ben. Oh, non so più cosa fare con te, Simon. Mi arrendo. Sei un cattivone, ti darò una lezione. Basta così! Cosa? No! Oh, cavoli, che dolore! Ma almeno questa mano ha fermato la caduta. Eh? Adesso sei mio! Ehi, succo, pisolino, subito.